Tovaglieri ho ricordo di un giocatore dotato di un talento naturale incredibile. Cioè lui probabilmente dal punto di vista talentoso come attaccante punta sotto rete era l'attaccante più incredibile, più imprevedibile, perché poteva fare magari per un quarto d'ora, 20 minuti non lo vedevi, anche mezz'ora non lo vedevi neanche, cioè il giocatore che si estraniava completamente, poi aveva un guizzo improvviso e trovava la porta con facilità da tutte le parti. Beh, guarda, Tovaglieri l'ho ritrovato anche qualche anno dopo. Noi abbiamo avuto un rapporto contrastato, diciamo così, di amore e odio, tutto sommato, ma più di amore, francamente, no? Tovaglieri era il classico romano che aveva doti potenziali molto importanti, che del resto poi ha affermato anche lontano da Arezzo, però che non aveva una gran voglia di lavorare. Andava in tribuna insieme a Dell'Anno, due giocatori di grande talento. E credo che stessero per andare via, stavano per essere venduti, uno addirittura voleva anche smettere. Ma più che gestirlo, credo che ho sempre parlato chiaramente con loro, anzi, appena giunsi qua, gli dissi se volevano provare a stare un mese con me, no? E vedere se trovavano la condizione psicofisica per continuare a giocare a calcio, se no poi naturalmente la loro decisione io l'avrei rispettata se avessero deciso di andarsene o comunque di smettere qualsiasi cosa. E Tovaglieri mi ricordo che in quella circostanza lì mi disse con entusiasmo che sarebbe rimasto un altro mese, no? Mi disse proviamo mister, tentiamo, proviamo, vediamo cosa succede. Combinazione, hanno cominciato subito a fare gol, la prima volta che ha giocato col Piacenza ha subito fatto gol. Sicché da lì è partito, non aveva ancora segnato fino a quel momento, è partito un meccanismo di simpatia, di fiducia, no? Reciproca. E il ragazzo continuava a fare gol, naturalmente continuando a fare gol l'entusiasmo cresceva, cresceva anche la simpatia nei miei confronti perché in quel momento lì dopo essere stato depresso riteneva che io fossi il fautore di questa sua rinascita, no? Cosa che è capito anche Dell'Anno, in effetti non era vero, sono rinati soltanto perché loro lo volevano. Io gli ho soltanto dato la mano a fare il passo, gli ho fatto saltare il fosso, erano di là, gli ho tirato una mano, sono saltati di qua e poi per il loro merito hanno fatto quello che hanno fatto.